foot square, six high, no way in, none out. Try for him there. Stool, bare walls when the light comes on. Women's faces on the walls when the light comes on. In a corner when the light comes on. Tattered syntaxes of jolly and draga, praga, draga. All right. Molto bene. Light off. Luce spenta, fa che sia lì sullo sgabello, che parla a se stesso, all'ultima persona. Mormora, nessun suono. Adesso dov'è lui? No, adesso è qui. Si siede, si ferma, cammina, si inginocchia, striscia, giace, si trascina, nel buio e nella luce. Covale tutto. Immagina la luce. Imagine light. Ora ti ho portato qualcosa da fuori, un desiderio di qualunque cosa, una via asfaltata, una casa, una contrada affollata dove trascorriamo la vita e nulla più, sopra le tracce dei tetti
brilla la luce. A sufficienza. Thank you.
La realtà di guerra era fatta di bombe, di squarci, di bengala, di ponti che saltavano. Era necessario afferrare le forme adeguate per quella realtà. I fili spinati intorno alle rovine esistono nella realtà e nella psiche. Il fatto quotidiano diventa storia. Il mondo nuovo stava nascendo e la nostra scelta era orientata verso le forme primarie di un'arte futura in continuo divenire, non più formalismo né populismo. La realtà delle fabbriche, la realtà della città nuova che nasceva a Rifredi, alle periferie, lontano dal centro storico. È stato un momento importantissimo, perché l'ho conosciuto a numero, ricordo intorno al 55, quando io frequentavo lo studio di uno scultore scomparso di recente, fra l'altro, che è stato il mio maestro, Francesco Pesce, e ebbi modo di vedere Vinicio, questa figura particolare, sì, era una figura d'uomo particolare, questi occhi vivacissimi, questo suo modo di gesticolare, sempre molto, molto attento, molto vivace, molto pronto a agire e reagire. Successivamente con Vinicio abbiamo avuto momenti di incontro bellissimi. Per esempio, ci incontravamo spesso agli angoli delle strade. È una cosa strana questa, che poi ho pensato così nel tempo, perché lì per lì non me ne sono nemmeno reso conto, ma ci incontravamo sempre casualmente agli angoli delle strade, e questo era strano, ma probabilmente era una remora della guerra, forse. Cioè, un poter controllare da destra e da sinistra cosa succedeva lungo la strada. Io sono rientrato a Firenze nel 57, dopo molti anni di assenza. E sempre nel 57, al funerale di Ottone Rosai, ho conosciuto Vinicio Berti. Prendemmo a parlare insieme, io della mia esperienza di Milano e in giro per l'Europa come ero stato, e lui mi parlava della sua esperienza, della prima esperienza che era quella del passaggio della guerra, di Arte Oggi nel subito dopoguerra e soprattutto dell'astrattismo classico e della firma di questo manifesto insieme all'Anico Fasola e di questa esperienza fondamentale che lo aveva segnato. Prendemmo ad incontrarci alla stazione centrale, unico posto, secondo Vinicio, in cui a Firenze si poteva stare. Thank you.
non è occultamento di ciò che sotto rimane visibile, è stratificazione di ciò che poi risulta in evidenza, tende a mostrarsi. In questo navigare a vista, senza nessuna mappa, in itinerari non sperimentati, ogni certezza è impossibile, perché il cambiare di ogni cosa nel suo spostarsi e nel tuo andare trasforma in continuazione l'angolo della conoscenza, rendendo impraticabile ogni ipotesi di ritorno. Nella quotidianità della plastica, gomma, petrolio, non ci sono profondità, ma solo segni che nel sovrammettersi si cancellano e annullandosi come storia e come memoria, hanno il loro esistere precario, privo di reconditi significati. La bellezza è in ogni dove, è fatto che riguarda un momento, il momento. Come la felicità che non sai da dove provenga ma ti si accosta, o il dolore che ti si accolla. Malevich è il più radicale. Il quadro bianco su fondo nero, il quadro nero su fondo bianco come forme primarie, germi nuovi di realtà su cui si costruirà una visione spaziale, artistica, in cui l'uomo nuovo si identificherà e troverà le proprie espressioni, i propri linguaggi, i propri racconti. Negli anni, alla fine degli anni 50, io ebbi una metamorfosi da una pittura figurativa legata al nostro, in parte al nostro Novecento, in parte a esperienze espressioniste, in parte a esperienze europee, diciamo. Sono passato a una astrazione inizialmente molto, molto rigorosa e in quegli anni ebbi modo di incontrare un altro grande personaggio, Lanfranco Baldi. Lo incontrai da Federico Fabbrini, che era ed è, a mio avviso, un grande ceramista.
Ricordo questo laboratorio, questo strano laboratorio di Federico Fabbrini, nel quale fra l'altro ebbi occasione di incontrare per la prima volta Riccardo Guarneri. Ricordo che facemmo una mostra, per me fu molto significativa quella mostra perché fa parte un po' della mia storia. Facemmo una mostra appunto con Paolo Masi di Firenze e poi c'erano pittori di Roma, di Genova, una mostra combinata così, una decina di pittori. La facemmo al Palazzo Pretorio di Prato. Era, mi pare, il 61 o forse l'inizio del 62, ma mi pare più la primavera del 61. E questa mostra noi, naturalmente, siccome avevamo anche da confrontarsi con questi pittori di fuori Firenze, mettemmo tutti i quadri piuttosto importanti, grandi, e facemmo, devo dire, una bella mostra durante la quale poi ci fu un dibattito pubblico con moltissima gente, eccetera. E mi ricordo che appena montata questa mostra, io la mattina del giorno appunto che sarebbe stata quello dell'inaugurazione, andai in questo palazzo, insomma, e mi misi lì da solo a guardare questa mostra. E soprattutto guardavo i quadri miei e vedevo che c'erano alcune cose che non mi piacevano e non capivo bene, era un momento appunto proprio quello del superamento dell'informale. E, mi ricordo arrivò Gastone Biggi, che era un altro pittore appunto di Roma che partecipava alla mostra, e si mise a guardare questi quadri, mi fece i complimenti così, e io a un certo punto gli dissi: guarda, dico, io è già una mezz'oretta che sono qua pieno di dubbi di fronte a queste cose mie, e ti dico la verità, io l'unica cosa che mi piace in questi quadri è la mia firma. Allora mettevo una firma scritta un po' gestualmente, come si usava nella scrittura un po' informale così, e quindi c'era la firma, la data, eccetera, tutto scritto a mano in un certo modo, e mi riconoscevo solo lì. E io gli feci questa battuta molto convinto di quello che dicevo, dico: guarda, l'unica cosa che mi piace dei quadri miei credo sia la firma. E lui guardò attentamente, allora con un occhio forse più critico, e disse: vabbè, allora, e comincia da lì. Qualcosa nasce, come dall'ombra, leggerezza, trasparenza, fusione tra acqua e colore, e silenzio, e gocciolatura apparentemente intuitiva, no, apparentemente obbligata, guidata, che a volte sorprende, in silenzio, leggerezza e silenzio. Dentro di me c'erano, così come le volevo esprimere, ma solo ad un tratto, dall'oscurità, linee, tracce, luce. Non il capolavoro, ma linee esatte, tracce nascoste e luce. Le cose che sono al mondo, tra ombra e luce. Thank you.
una scena vuota, terribilmente vuota, in cui poi si dovranno narrare dei fatti. Queste parole sembrano indicare un ritorno al figurativo, mentre in realtà pensavo a narrare il tempo d'oggi con la partecipazione diretta non più da spettatore, ma da attore. Non ero l'artista che guarda e commenta, ma era la partecipazione del soggetto e dell'oggetto simultaneamente. Il giorno in cui morì Einstein, scrissi il nome, la data, nel quadro che gli dedicai. Einstein era un personaggio, non un personaggio soggetto, ma per me un personaggio storia. Anche l'urlo "Ah!" diventava un fatto congenito all'interno della materia. A era l'atomo e H il punto finale della materia, l'idrogeno. A anche come questione fonica. L'urlo è la materia che si sviluppa. Con Paolo Masi è stata un'altra amicizia importante, addirittura per anni abbiamo avuto lo studio vicino, avevamo lo studio nello stesso palazzo e io ho sempre guardato al lavoro di Paolo Masi con interesse, perché è un personaggio estremamente duttile, un personaggio portato alla ricerca, ecco, alla ricerca continua. E questo fatto che per alcuni è stato quasi motivo di critica, per me invece è risultato poi nel tempo, specialmente nel tempo, un elemento importante di questo personaggio. Per noi l'informale psicologicamente era nato nel 1939-40 con lo scoppio della guerra, che aveva accelerato tutti i processi storici possibili, esistenziali, e che aveva condotto fino allo scoppio della prima bomba atomica su Hiroshima. Nel mezzo di questo c'era Buchenwald, Mauthausen, i bombardamenti a tappeto sulle città e i mitragliamenti a bassa quota che spiaccicavano sul muro, lo integravano sulle pareti delle case un uomo. E questo era Wolf. E dall'altra parte dell'oceano c'era la grossa esperienza di Pollock. E fondamentalmente noi vedevamo queste esperienze come esperienze fondamentali. E su queste cominciavamo a lavorare. E da queste venne fuori la nostra pittura, che si differenziava, ripeto, rispetto a tutti. C'è un'altra cosa molto importante da dire. L'informale, così come l'ho spiegato, così come era per Wolf, così come era per Pollock, era un'esperienza che aveva azzerato completamente tutto il prebellico. Cioè praticamente sia quello costruttivo, sia quello fantastico, sia tutta l'esperienza che praticamente era stata fatta prima dello scoppio dell'ultima guerra, veniva azzerato da questa enorme violenza, da questa enorme esperienza. E io, girando per l'Europa, quasi subito dopo la guerra, diciamo, prima negli anni 50, i primi degli anni 50, nel rivedere la costruzione che avveniva, mi rendevo conto, per esempio, di una situazione che non aveva più niente a che fare con quello
che era il precedente, era veramente cambiato qualcosa. Per questo sempre mi sono sentito e mi sento impegnato a sviluppare un'immagine astratta, espressiva, narrativa, sempre più completa e sempre seguendo il corso dei fatti, degli avvenimenti, dalla parte degli uomini vivi, di quelli di cui è l'avvenire, nel bene e nel male, nelle cadute come nelle conquiste. È un tentativo raccontare 50 anni di storia. È un tentativo che sicuramente comporta delle difficoltà, ma che tutto sommato mi consente di riassumere certi principi, certi valori che hanno accompagnato anche durante questi anni la mia attività di espositore. Cioè io vorrei in fondo non definirmi un gallerista e sono convinto che il regista saprà ricavarne qualcosa di importante, perché tutti in fondo siano in grado di capire questo momento vostro, no? Un momento che sia anche stato un momento di tutti, perché è un momento che appartiene a una generazione. È un momento importante perché è un momento di grande emozione. Mi viene in mente a riguardo le serate passate anche con Vinicio Berti, serate passate al suo studio, questi grandi quadri, questi lavori enormi, dove all'interno di queste opere si potevano leggere, oltre che al passaggio di una generazione, ma questa grande, entusiastica fede, questa grande, entusiastica volontà nel credere che l'uomo fosse veramente cambiato, cioè fosse arrivato il momento dell'uomo nuovo. Testa del melarancio rosso, squarta mezzogiorno dei coppi, se puoi farcela. Rinnova la voglia di vivere. Ai più sordi è toccata la sorte dei segni più difficili e riempili di soli avvenimenti, di uomini,
di donne così e così, passate. Vinicio è in te, con note nuove e fabbriche nuove, operai e bambini, e navicelle astrali, e vita. Ai miei invitati tutti, sorprendimi, sorprendili, se puoi farcela. Lontano da dove lui viene e vicino com'è, resta una frase mai mutata e sorda la sua immagine. Cittadelle ostili, senza ciottoli né altro, decollate.